di medicina generale. Verrà dedicato un reparto di terapia intensiva per i pazienti che versano in gravi condizioni. Sono le parole del presidente della Regione Marche in apertura della conferenza stampa per gli aggiornamenti della situazione coronavirus. Dopo la prima vittima delle Marche, un 88enne di Fano deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce, sono 34 i casi registrati, di cui 6 in terapia intensiva e 11 in isolamento domiciliare, 17 nei reparti di malattie infettive. Ad Ancona è ricoverata una persona in terapia intensiva e una nel reparto di malattie infettive. Ceriscioli ha affermato che c'è un forte interesse per le attività di prevenzione. Sono stati stanziati 1 milione di euro per i presidi e ha annunciato anche un rallentamento dell'attività programmata per fronteggiare l'emergenza in modo da liberare medici e infermieri. Nelle osservazioni presentate al governo, Ceriscioli aveva chiesto misure più forti in tutte le regioni, ma il governo dice ha preferito limitare con le la provincia di Pesaro Urbino, togliendo di fatto il potere di ordinanza su questa materia alle regioni. E il quadro si è fatto importante, avete visto i numeri che sono cresciuti fortemente, questo ha comportato anche le prime sistemazioni, l'utilizzo diverso degli spazi che abbiamo oggi, anche una riorganizzazione di attività sanitarie, cioè si è fatto un salto di qualità anche nella reazione. Avere 6 persone in terapia intensiva che devono essere lasciate isolate non è banale, immaginando che questo numero possa anche crescere, significherà anche qui fare scelte di riorganizzazione, perché non, i numeri isolati sono in terapia intensiva pochi posti e servirà invece organizzare le cose in maniera diversa. E in questo momento per noi il doppio binario è quello di continuare a spingere sulle misure di prevenzione, perché le leggiamo oggi anche dall'altra parte, che è la risposta sanitaria. Più prevenzione possibile, più rallentamento possibile del contagio, significa anche poter gestire al meglio la risposta sanitaria e poterla mano a mano proporzionare a quello che serve.